Io innanzitutto desidero esprimere il mio ringraziamento a Umberto Cammino, giornalista comunitario, per avermi invitato a prendere la parola quest'oggi. Lo faccio con grande emozione, lo faccio di fronte al professor Rescetto e al professor Morbidelli e a tanti nostri giuristi, ma soprattutto loro che hanno seguito il contatto, affetto e benevolenza dei miei studi e della mia formazione accademica. Prima di passare, mi è stato chiesto di soffermare la mia attenzione sui profili costituzionali sottesi a questa legge del gennaio 2016 e terrei per una sollecitazione. Nonostante l'affascinante nome in cui è nota nel dibattito pubblico, cioè la legge sullo custodio sportivo, essa non interferisce direttamente con l'attribuzione della cittadinanza sulla base della nascita del territorio dello Stato, al di fuori di ogni considerazione la cittadinanza del genitore, cioè quello che lo ius soli propriamente detto. Io su questo c'è un disegno di legge che è stato approvato con grande entusiasmo nell'ottobre del 2015 dalla Camera dei Deputati e però si è fermato al Senato della Repubblica. Infatti la legge sullo ius soli sportivo, questa legge 12 del 2016, come emerge chiaramente dai lavori preparatori, non influisce in alcun modo direttamente sulle vocali problematiche sollevate invece dalla funzione della cittadinanza in ragione del luogo di nascita. Problematiche tanto importanti queste legate con ius soli proprio iuri, vero e proprio, da incidere in maniera determinante sul futuro di un popolo, come ci dimostra l'esempio francese. Cioè non è un caso che la legge sull'attribuzione della cittadinanza in forza del ius soli dopo i drammaticamente francesi si sono sostanzialmente arginati a essa diceva incide lo ius soli vero sul futuro di un popolo, anzi sulla nozione stessa di popolo, se è vero, come ci ricorda Massimo Luciani, che la denozione e la sua più limpida definizione è quella scolpita da Cicerone in De Repubblica. Io ho sentito con grande ammirazione le citazioni del professor Morbidelli, del direttore di Caracalla, tra l'altro mia madre è una romanista, non nel senso che ti fa Roma come me, ma è un appassionato, una studiosa del diritto romano, quindi diciamo, però appunto lo ius soli propriamente detto, Cicerone appunto diceva che il popolo non è un coacervo o come si direbbe oggi una cozzaglia di persone, ma un insieme di persone unite dal consensus iuris, cioè dal consenso di tutta una certa serie di regole che disciplinano la convivenza sociale e dalla comunis utilità, cioè dalla utilità comune. Ora, la legge sullo ius soli sportivo su queste tematiche non incide e invece costituisce, a mio avviso, come cercherò di dimostrare in questo tempo che mi è stato concesso, l'ineludibile attuazione di diritti sanciti dalla Carta Costituzionale. Prima però di vedere quali sono questi diritti, anzitutto trovandomi a parlare per primo, forse penso che sia necessario ribadire al nostro auditorio qual è il contenuto della legge. Cioè la legge sostanzialmente si compone di poche norme e prescrive che i minori di 18 anni che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio dello Stato italiano al compimento del 10° anno possono essere tesserati con le stesse procedure per il tesseramento dei cittadini italiani. Ora, prima di analizzare in dettaglio questa disciplina, mi limito soltanto a rilevare come essa si inserisce in un tessuto ordinamentale in cui lo Stato, rispetto alle regioni, è competente a dettare in esclusiva norme sulla condizione giuridica dei cittadini che appartengono a Stati diversi dall'Unione Europea e anche a indicare principi fondamentali relativi all'ordinamento sportivo, dal momento che, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, tale materia è ricade nell'ambito della potestà legislativa competente tra Stato e Regione. Ora, io sono stato molto lieto di invito a prendere la parola quest'oggi, sia per me appunto di trovare questo tavolo così prestigioso, sia anche perché un costituzionalista questi giorni non parlare di riforma costituzionale vuol dire prendere anche, perché invece sostanzialmente siamo
presi da questo dibattito sulla riforma costituzionale, però una parolina rapidissima sulla revisione la spendo, nel senso che il disegno di legge di revisione Renzi-Boschi, sul quale appunto siamo chiamati a votare domenica prossima, prevede che l'ordinamento sportivo venga invece inserito tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, e però diciamo questo passaggio della disciplina dilettante dalle regioni allo Stato non è in grado di incidere in alcun modo sulla disciplina dettata dalla legge sul professore sportivo. Ho tanto premesso per comprendere quali sono gli interessi costituzionali sottesi a questa disciplina, è necessario interrogarsi sullo scopo che il legislatore si è posto con la sua approvazione, a riguardo hanno una grandissima utilità i lavori preparatori della legge. In particolare, nella relazione illustrativa della proposta di legge alla Camera si è messa in luce come l'introduzione della disciplina, appunto, che poc'anzi leggevo in materia di tesseramento, serva a impedire alle federazioni sportive di adottare regole e procedure tali da bloccare il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento di passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica. In sostanza, era necessario ricorrere alla legge, così almeno si legge nei lavori preparatori, per rimuovere gli ostacoli al tesseramento che potevano precludere a giovani talenti sportivi, figli di genitori di paesi non dell'Unione Europea, ma nati e cresciuti nel nostro paese, di seguire compagni nell'attività agonistica per motivi legati al possesso della cittadinanza. In particolare, come evidenziato nel corso della discussione in commissione dell'onorevole Molea, il problema si poneva non tanto per gli enti di promozione sportiva, perché questi già prima dell'adozione della legge 16 permettevano a tutti gli atleti, anche ai minori stranieri, di partecipare all'attività sportiva non agonistica, quanto invece per il tesseramento nei confronti delle federazioni sportive, almeno questo c'è scritto nei lavori preparatori, poiché prima dell'entrata in vigore della legge le federazioni avevano la facoltà o meno di accettare il tesseramento a questi eventi. Ora, alla luce di questa finalità, si comprende il vero significato della disposizione che ho letto poc'anzi, che parla genericamente di minori stranieri. In realtà, anche dai lavori preparatori emerge chiaramente come questa normativa sullo ius soli sportivo apre nuove frontiere, nuove prospettive, meglio, semplicemente a favore di minori che hanno la cittadinanza di stati terzi rispetto all'Unione Europea. Al contrario, magari questi sono cittadini dell'Unione Europea che possiedono una delle cittadinanze degli stati membri, avrebbero dovuto già godere, prima di entrare in vigore anche di questa legge, di un regime di favore di equiparazione agli italiani, allorché si trovavano ad esercitare attraverso lo sport un'attività lavorativa, proprio per i principi affermati per la prima volta dalla famosissima sentenza Bosman, che sarà anche poc'anzi invocata. Infatti, qui vi dico a ripetere cose note per chi conosce il diritto sportivo: questa sentenza ha riconosciuto che la libertà di circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda occupazione, retribuzione e condizioni di lavoro. Cosicché i regolamenti per associazioni sportive non possono limitare il diritto dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea di partecipare come professionisti a incontri di calcio. Ora, la Corte di Giustizia si esprime su una fattispecie che riguarda il gioco del pallone, mettiamo il principio che afferma, no, sono veramente un invito a mettere quali tutti note, trascende la portata del calcio e il sistema di tutti gli sport, per cui sostanzialmente già in virtù di questa decisione i minori cittadini di Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto essere assoggettati già senza la legge sull'istruzione sportivo a legge del mondo. Altrimenti, c'è anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato, si sarebbe determinata una discriminazione contraria ai trattati e soprattutto alla libertà di circolazione e stabilimento. Dunque, a beneficiare della nuova normativa sono soprattutto i cittadini di paesi terzi rispetto all'Unione Europea. E però qui va sottolineato come la disposizione non sia proprio felicemente formulata. Questo penso che sia un tratto caratteristico di questo mio intervento quest'oggi, cioè ci sono tutta una serie di punti di questa normativa su cui forse sarebbe importante un nuovo intervento del legislatore
per chi ha aspetti problematici. Ad esempio, dicevo, si fa riferimento a minori di 18 anni che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento della cittadinanza. Anche alcune associazioni particolarmente attive nell'integrazione degli immigrati hanno costituito, in realtà, il testo unico del 98 sull'immigrazione sostanzialmente prevede che nel proteggere alcune categorie vulnerabili prevede che i minori non possano essere espulsi e quindi sostanzialmente il minore che proviene da paesi esterni all'Unione Europea non può per definizione non essere considerato regolarmente residente sul territorio dello Stato a prescindere dalla presenza dei genitori in Italia. Quindi sostanzialmente la disposizione parla di minori regolarmente residenti in Italia, ma in realtà vuol dire minori, va interpretato nel senso di minori comunque presenti sul territorio italiano, a prescindere dal punto quali genitori sono entrati in Italia. E questo appare confermato questa conclusione. Qui veniamo poi specificamente agli interessi costituzionali sottesi a questa disciplina sul ius soli sportivo, dalla considerazione appunto che la legge 12 del 2016 incide in maniera sensibile sull'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo. Non a caso, è bello citare in questa sede la Carta Olimpica, nei Fundamental Principles of Olympism, al numero 4, stabilisce che la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo deve avere la possibilità di fare sport senza nessuna discriminazione di alcun tipo e nello spirito olimpico. Ora, le varie generazioni si potrebbero moltiplicare, ad esempio c'è la Carta Internazionale dell'Educazione Fisica e dello Sport adottata dall'UNESCO del 78, in cui si afferma, con questo nome di tanti punti, che la pratica dell'educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti. Ancora più utile, però, direi, è l'articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, una convenzione molto importante che prevede che gli Stati si impegnino anche a dare una speciale protezione al minore prima della nascita, prima della nascita, ma insomma in attesa spesso di una legislativa, ma questa convenzione prevede, all'articolo 31, che gli Stati riconoscono il diritto al fanciullo a riposo a tempo libero e a dedicarsi al gioco e all'attività ricreative proprio della sua età, e poi anche che il fanciullo ha diritto di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica in condizioni di eguaglianza e potendo appunto beneficiare di organizzazioni di appropriati mezzi di divertimento e attività ricreative. Ora, queste previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo sono degli obblighi internazionali ai quali la legislazione ordinaria deve uniformarsi pena la sua illegittimità. E proprio perché la Convenzione sui diritti del fanciullo si applica a tutti i minori che sono sul territorio italiano, appunto a prescindere dal titolo della presenza dei loro genitori in Italia, ne discende appunto quanto all'ambito soggettivo di applicazione della legge 12 del 2016, che in realtà l'unica interpretazione di questa legge compatibile con la Costituzione è quella per cui ciascun minore, comunque sia presente nel territorio italiano, è soggetto a questo regime di favore previsto dalla legge sugli ius soli territoriali. Ciò detto, venendo poi specificamente ai diritti protetti dalla Costituzione per questa normativa, a cui questa normativa può essere ricondotta, direi innanzitutto di richiamare gli articoli 2 e 18 della Costituzione. Ora, il primo stabilisce appunto che la Repubblica riconosce i diritti e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e va interpretato cioè, di fronte al professor Scimmi, da un po' imbarazzo a ricordarla, va interpretato con una giurisprudenza costante come una norma per aperta, e cioè volta a fondare la tutela di diritti non specificamente disciplinati in Costituzione, tra i quali si può inserire anche una scorta di influenza dell'ordinamento tedesco la protezione del pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali. Secondo l'articolo 18 garantisce la possibilità di associarsi liberamente senza autorizzazioni per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, e fa un riferimento ai cittadini, che però sostanzialmente va inteso, questo c'è cioè grande concordia anche in dottrina e giurisprudenza, come in realtà in senso tecnico c'è cioè la conseguenza che la norma sia applicata anche agli stranieri. Ora, la normativa dettata dalla legge sul ius soli sportivo sembrerebbe dunque costituire concreta attuazione
di questi diritti, tanto più che essi vanno letti in combinato disposto con l'articolo 3, comma secondo della Costituzione, per il quale il Governo della Repubblica rimuove lo Stato di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La pratica sportiva, infatti, costituisce un'occasione formidabile per lo sviluppo della personalità del minore e per una piena integrazione dello stesso all'interno della società. Come sottolineato anche nel manifesto frutto dell'accordo di programma tra il Ministero delle Politiche Sociali e il CONI in materia di integrazione sociale dei migranti attraverso lo sport e contrasto alla discriminazione. Tra l'altro, insomma, è anche utile ricordare questa valenza di integrazione dello sport è riconosciuta anche nei trattati a fondamento dell'Unione Europea, in particolare c'è l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha inserito in un titolo istruzione e formazione professionale, gioventù e sport. Nel libro bianco del 2007 della Commissione sullo sport si riconosce espressamente che esso serve a promuovere un senso comune di appartenenza e partecipazione e quindi può essere anche un importante strumento di integrazione degli immigrati. Quanto poi ai profili legati alla libertà di associazione, il tesseramento può essere definito, vi faccio l'analisi di due autorevoli studiosi che prenderanno successivamente la parola, il professor Leone e Santoro. Il tesseramento può essere definito come l'atto che si compie con l'iscrizione di un soggetto o associazione o società sportiva, che a sua volta provvede a iscriverlo presso la competenza di federazione sportiva o disciplina sportiva associata. Il tesseramento ha l'effetto di far acquistare in capo alle persone fisiche la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo. L'articolo 31 dello Statuto del CONI stabilisce appunto che gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, ma nei casi particolari è consentito il tesseramento individuale alle federazioni sportive nazionali. Se queste sono la natura e gli effetti del tesseramento, ne discende da un lato che l'impossibilità di accedervi incide sulla possibilità del singolo di inserirsi in formazioni sociali in cui si svolge la personalità dello stesso protetto dall'articolo, e dall'altro che il regime del tesseramento ricade nell'ambito della libertà di associazione garantita dall'articolo 18, con la conseguenza che la cittadinanza straniera del minore non può costituire un valido motivo per limitare la libertà di associazione. A questo proposito mi sembra doveroso richiamare alla posizione della giurisprudenza costituzionale che l'importante pronuncia relativa ad altre fattispecie, però ha riconosciuto che quanto ai diritti fondamentali dell'uomo, la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi. Inoltre, la disciplina dettata dalla legge 12 del 2016, allorquando l'attività sportiva assume una connotazione lavorativa, può essere riportata anche nell'ambito dell'articolo 4, primo comma della Costituzione, che garantisce alla persona anzitutto un diritto di libertà, stabilendo che la Repubblica riconosce il diritto al lavoro e poi promuove le condizioni per renderlo effettivo. Infatti, quando la pratica sportiva cessa di essere alimentata, cioè nato dall'orgoglio dei risultati che prende, diventa poi l'oggetto di un rapporto obbligatorio, questa perde la dimensione del gioco e diventa invece un lavoro. Il tesseramento sportivo dunque può incidere sul diritto al lavoro, la cui garanzia, come aveva già chiarito Montanari nel domani del Parlamento della Costituzione, ricomprende la libertà da ogni intervento esteriore diretto a impedire l'esplicamento di un'attività lavorativa o la scelta di esercizio della medesima. Dunque la legge 12 del 2016 va a rendere possibile il godimento di tale libertà per i minori stranieri presenti in Italia. Ora, conferme di questa mia impostazione, secondo la quale appunto la legge 12 del 2016 costituisce attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione, si rinvengono anche nella giurisprudenza costituzionale. È doveroso richiamo la sentenza 49 del 2011 scritta dalla Venna del Compianto Paolo Montanari, in cui si afferma che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli articoli 2 e 18 della Costituzione, dato come può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse formazioni sociali dove l'uomo svolge la sua personalità e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente
per finalità sportive. Sempre in questa pronuncia c'è un altro passaggio molto utile per l'analisi di questa legge sullo studio sportivo, in particolare la Corte Costituzionale afferma che la possibilità o meno di essere ammessi a svolgere attività agonistica risultando magari campionati organizzati dalle federazioni sportive non è una situazione che possa dirsi rilevante per l'ordinamento giuridico generale e come tale pericolo da parte di tutela da parte di questo. Ciò in quanto è attraverso siffatta possibilità, sicuramente, che trova l'attuazione sia fondamentali diritti di libertà, tra tutti quello dello svolgimento della propria personalità e dell'associazione, sia fondamentali diritti connessi ai rapporti patrimoniali, come si rende conto della rilevanza economica che ha assunto un fenomeno sportivo, spesso praticato a livello professionistico, organizzato su base imprenditoriale, tutti oggetto di considerazione a livello costituzionale. Dunque la Corte suggerisce che oltre a poter richiamare come norma costituzionale di applicazione la legge sullo studio sportivo degli articoli 2, 3, 4 e 18, si può anche fare un riferimento, quindi non imbarazza a parlare con il professor Montinelli che ci ha insegnato cose magnifiche anche su questo, all'articolo 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di iniziativa economica con i limiti della sicurezza, della libertà e della dignità umana, eccezioni che non possono essere invocate per escludere il tesseramento di un minore straniero. Ora, io, professore, altri 5 minuti, scarsi. Allora, una parola soltanto sui limiti che la legge dice. La legge dice sostanzialmente che lo straniero deve essere arrivato in Italia al compimento del 10° anno. Ora occorre chiedersi, a mio avviso, che valore abbia questa previsione, cioè se abbia un carattere assoluto o relativo, cioè se lo straniero che arriva dopo aver compiuto 12 anni, 10 anni di età non possa essere riparato in Italia, o invece ci siano delle porte aperte. E a mio avviso, se è vero quello che dicevo sui diritti costituzionali che sono sottesi a questa disciplina, mi sembra che l'unica interpretazione che se ne possa dare, un'interpretazione costituzionalmente orientata, è quella per cui al di sotto dei 10 anni il ragazzino comunque deve essere equiparato per le procedure di tesseramento all'italiano. Quando arriva dopo 10 anni, però, vista la natura degli interessi sottesi, bisogna fare un'analisi caso per caso. Cioè la norma dice pure il termine dei 10 anni perché sostanzialmente si vuole prevenire una tratta di minori, cioè si vuole dare attuazione a un articolo della Costituzione che dice che pena la Repubblica promuove la gioventù e per cui si parla della presunzione, poi bisognerebbe chiedersi, io ho avuto una lezione di diritto sportivo dal professore Sant'Antonio, questa è una norma che va rivista, va inasprita oppure va bene così. Si parte dall'idea che siccome arriva in Italia prima di 10 anni è talmente giovane che il suo arrivo non è determinato da logiche di accaparramento sportivo da parte delle società sportive. Se questo è vero, cioè se questa è la razza della norma, quando uno arriva dopo in Italia, dopo più di 10 anni, ma ancora minore, e però non c'è questa esigenza di introdurlo, pensiamo al futuro che migra con i propri genitori. In questo caso, se è vero quello che dicevo sugli articoli che il tesseramento tocca, sui diritti costituzionali che il tesseramento tocca, a mio avviso andrebbe operata una valutazione caso per caso. Cioè se il minore arriva in Italia ma lo fa o perché appunto viene con i genitori o perché magari si casa, no, in quel caso a mio avviso questa preclusione derivante dalla legge in una prospettiva appunto di interpretazione costituzionalmente adeguata alla norma non dovrebbe trovare una relazione. Ora, io mi rendo conto che le considerazioni che ho svolto, veramente mi stanno 5 minuti e mi sono usato la vostra pazienza, hanno fornito legittimazione a un intervento tanto importante sull'economia sportiva come quello operato da questa legge che stiamo commentando. Ora, io qui posso toccare il giurista positivo. Noi siamo in un ordinamento in cui la Corte Costituzionale, di fronte agli diritti violati, ci dice che addirittura il diritto internazionale si arresta. L'obiezione che questa legge incide troppo sull'autonomia dell'ordinamento sportivo
ma secondo me inquadrato in questa prospettiva. Quindi in realtà le considerazioni che ho svolto forniscono piena legittimazione a un intervento normativo normativo come si è fatto. A mio avviso, dicevo, una breve precisato, perché poi in confidenza all'interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe sostanzialmente delegare la decisione base della giudice che è venuto, e se è vero quello che dicevo sui diritti costituzionali che sono connessi al tesseramento, le considerazioni che ho svolto aprono la pagina della legittimità delle norme che limitano il tesseramento di sportivi maggiorenni provenienti da paesi diversi dell'Unione Europea. Cioè, se è vero che il tesseramento incide sulla garanzia degli articoli 2, 3, 4, 18, cercando di dimostrare, si può ritenere che per gli adulti esso possa essere limitato maggiormente in gravidanza, come oggi accade? Ora il tema è molto affascinante, ma come diceva lo scrittore, questa è un'altra storia, nessuno l'ha raccontato. Grazie.